Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di cronaca nera. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Nella profondità di ogni storia c'è un filo sottile che collega passato e presente, memoria e speranza. Oggi ci addentriamo in un racconto che svela i contorni oscuri dell'ingiustizia. Vi racconto la storia di una giovane donna incapace di liberarsi dalle catene di una relazione tossica, il cui cuore è stato ingannato dall'illusione di un amore che l'ha imprigionata in un vortice di violenza e manipolazione. Oggi vi racconto la storia di Lisa Gabriele. Non credo più a niente, niente. Fino a che io non muoio, devo sempre combattere, perché se merda. Certo. Lui non deve uscire più dal carcere, almeno questo. Erano le 15:30 di una domenica, il 9 gennaio 2005. Quando nei pressi di un casolare abbandonato, in una zona boschiva in località Manca di Gallina, nel comune di Montalto Fugo, un comune di circa 20.000 abitanti nella provincia di Cosenza, a ridosso della catena costiera tirrenica in Calabria, viene ritrovato il corpo di una giovane ragazza, di Lisa Gabriele. La giovane e bella Lisa, di soli 22 anni, indossava maglione, jeans chiari e scarpe color beige, e giaceva in posizione prona accanto al tronco di un albero. Vicino a lei i carabinieri trovarono anche una bottiglia di whisky J&B semivuota e la sua Fiat 500 bianca, al cui interno furono rinvenuti un cellulare, due confezioni del farmaco Sonata e un biglietto sul quale c'era scritto: «Per la famiglia, per una persona speciale, scusami pure se non esiste». E poi c'era un disegno di un fiore con tre petali cadenti e una cancellatura. Il caso di Lisa fu archiviato quasi subito come suicidio, salvo poi essere riaperto 17 anni dopo, in seguito a un esposto inviato alla Procura di Cosenza. Ma chi era Lisa Gabriele? La vita di Lisa Gabriele non è stata una vita facile. Nata in Germania da padre calabrese e madre tedesca, Lisa, dopo la separazione dei genitori, quando era ancora molto piccola, fu abbandonata dalla madre e affidata a una zia paterna, la zia Angelina, che vive nel piccolo centro di Rose, un comune di circa 4.000 abitanti, sempre in provincia di Cosenza, dove Lisa ha terminato gli studi e ha trascorso la sua adolescenza. Lisa era una ragazza che si dava da fare. Aveva lavorato prima in un bar del paesino, poi nel salone di una parrucchiera, poi aveva trovato impiego come segretaria in una concessionaria di auto e infine aveva tentato di fare la venditrice della Folletto, avendo il carattere adatto alla vendita. Lisa era molto bella e si muoveva con disinvoltura, ma anche con grande ingenuità, nel mondo degli adulti. Un mondo che da lì a poco la stritolerà. Lisa era una ragazza solare, socievole, sorridente, ma non riusciva a trovare una relazione sentimentale stabile. Aveva avuto diverse relazioni brevi, fino a quando non conobbe e si legò a Maurizio Mirko Abate, un uomo di 15 anni più grande di lei, che era un poliziotto della stradale di Cosenza. Il rapporto tra i due era burrascoso, sbilanciato e malato, eppure Lisa era legata ossessivamente e insensatamente a quell'uomo, nonostante lui fosse contemporaneamente impegnato in molte altre relazioni. Maurizio era un uomo dall'indole violenta, violenza acuita dal suo abuso di sostanze e alcol. E Maurizio con Lisa era particolarmente violento, perverso e sadico. L'uomo l'aveva picchiata più volte. Inoltre, era solito organizzare insieme ad amici serate di totale perversione sessuale e costringeva Lisa a parteciparvi.
il tutto condito da sostanze e alcol. Abate aveva deciso di lasciare Lisa quando stava per nascere il figlio che aspettava da sua moglie. Lisa però si sarebbe opposta con tutte le sue forze alla fine di quella relazione, perché Lisa, nonostante tutto, non voleva perderlo. E così, il 14 agosto del 2003, era andata in caserma, mettendo in scena una presunta gravidanza, indossando sotto la maglietta un cuscino per simulare una pancia. Maurizio Abate reagì con violenza a quella situazione, picchiando selvaggiamente Lisa senza farsi scrupolo di essere in caserma e di farlo davanti ai colleghi. Furono proprio due colleghi a portare la ragazza al pronto soccorso, dove il medico attestò nella cartella clinica la presenza di un trauma cranico minore, una contusione orbito-zigomatica sinistra con ematoma ai tessuti molli, una distorsione rachido-cervicale e escoriazioni multiple e un eritema al collo e inoltre uno stato di shock generale in Lisa Gabriele. Le violenze di Abate verso Lisa sono state consumate continuativamente e interrottamente fino a tutto il 2004. Mentre Maurizio frequentava molte donne contemporaneamente, Lisa non poteva uscire nemmeno con le amiche, altrimenti subiva le sue scenate di gelosia. Inoltre la ragazza era quasi costretta ad assumere sostanze per partecipare a quei particolari festini organizzati da Abate. L'ultimo periodo di vita di Lisa sarebbe stato dunque caratterizzato da tentativi di continuare quella relazione con Maurizio, nonostante temesse di subire ancora violenze ed arrivando addirittura a temere per la propria vita, soprattutto in seguito ad alcuni eventi sospetti come il danneggiamento della sua auto oppure danni ai cavi elettrici in casa sua, fino alla morte sospetta della sua cagnolina, deceduta 10 giorni prima della scomparsa di Lisa. Lisa era talmente spaventata da questi eventi al punto di telefonare a suo padre, che lavorava e viveva in Germania, a Colonia, pregandolo di tornare in Calabria prima che fosse troppo tardi. Stanca e spaventata, ha deciso infine di denunciare Abate, recandosi in caserma e ribadendo la propria volontà ad un agente, ma di questa denuncia non c'è più traccia. Nel 2018, a 13 anni dalla sua morte, il caso di Lisa Gabriele è stato inaspettatamente riaperto e l'inchiesta è stata denominata Le Maramour. La procura di Cosenza ha ricevuto una lettera anonima dove si ripercorreva la vicenda della morte della giovane Lisa. Il mittente si presentò come un poliziotto onesto della stradale, che per senso di rimorso e di impotenza decise di indicare come responsabile dell'omicidio Mirko Maurizio Abate, per lungo tempo al servizio della stradale di Cosenza Nord. Nella lettera erano riportati numerosi dettagli e riferimenti ad alcuni particolari di questa vicenda che erano veritieri e noti solo agli inquirenti. Ed è stato questo a far riaccendere il sospetto. Sono state così effettuate ulteriori acquisizioni documentali, una lunga serie di intercettazioni telefoniche ambientali, furono sentite numerose persone informate sui fatti ed acquisite nuove consulenze medico-legali attraverso la riesumazione del cadavere di Lisa. Queste indagini hanno consentito di verificare in modo più approfondito quello che era già stato raccolto nella prima fase delle indagini e di colmare alcune lacune investigative, facendo emergere un quadro indiziario più grave che collega l'omicidio di Lisa Gabriele a Maurizio Abate. Il 25 ottobre del 2022, 17 anni dopo la morte di Lisa, Maurizio Abate è stato arrestato sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica. L'ex poliziotto è stato accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Maurizio Abate all'epoca dell'arresto ormai aveva 50 anni e si è sempre dichiarato innocente. Abate, secondo la ricostruzione fatta dai militari della compagnia di Rende sotto la direttiva della Procura della Repubblica di Cosenza, aveva deciso di lasciare Lisa Gabriele in concomitanza con la nascita del figlio avuto dalla moglie.
La giovane Elisa però si sarebbe opposta con tutte le sue forze alla fine della relazione. Per questo motivo Maurizio l'avrebbe uccisa, per liberarsi di lei ed evitare che Elisa confessasse a sua moglie la loro relazione. Dopo averla uccisa, il poliziotto avrebbe poi messo in scena il suo omicidio, ipotesi a cui per anni hanno creduto gli investigatori. Per questo motivo Abate è accusato anche di aver tentato di far credere che la giovane si fosse tolta la vita. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il biglietto che è stato ritrovato accanto al corpo senza vita di Lisa risulta essere falsificato. Vicino al cadavere, inoltre, furono trovate confezioni di psicofarmaci e bottiglie di whisky, ma l'autopsia, effettuata sul corpo riesumato di Lisa, ha accertato che in realtà la ragazza non aveva bevuto alcol e non aveva assunto psicofarmaci. Dall'autopsia è emerso con chiarezza che Lisa non si è tolta la vita, ma che era stata soffocata con l'ausilio presumibilmente di un cuscino, come il cuscino che aveva nascosto sotto i vestiti quando era andata in caserma per cercare di riconquistare Maurizio. Secondo gli inquirenti, dunque, l'omicidio sarebbe stato commesso nell'appartamento in cui la giovane Lisa e Maurizio si incontravano. Il cadavere della ragazza fu poi rimosso dal luogo in cui fu commesso l'omicidio e portato per sviare le indagini nel bosco in cui poi fu ritrovato, con accanto le bottiglie di whisky e le confezioni di psicofarmaci lasciate volutamente dall'assassino sul posto per far credere che la giovane si fosse tolta la vita. Gli inquirenti sostengono che una persona, la cui identità non è mai stata accertata, avrebbe aiutato Maurizio Mirko Abate nelle fasi che hanno seguito all'omicidio di Lisa. Il complice in particolare avrebbe aiutato Abate a rimuovere il corpo senza vita della giovane dall'appartamento in cui fu commesso l'omicidio e a trasportarlo nel bosco di Montalto Fugo. Maurizio Abate, inoltre, è stato accusato di cessione e spaccio di stupefacenti, in quanto avrebbe consegnato a più riprese marijuana al figlio, facendola trovare nella cassetta delle lettere. Nel 2019 Abate fu congedato dalla Polizia di Stato perché avrebbe rubato la pistola ad un collega. C'è un altro filone che si fa strada nell'indagine per chiudere il cerchio intorno alla drammatica morte di Lisa Gabriele. Ed è l'ipotesi di possibili favoritismi e coperture da parte di logge della massoneria deviata che avrebbero consentito a Maurizio Abate di evitare di essere incriminato nel fascicolo dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Cosenza. È stato proprio il GIP che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Abate a fare riferimento ad anomalie investigative nelle indagini che fu condotta a carico dell'ex poliziotto subito dopo l'omicidio di Lisa. Anomalie che vengono attribuite ad ambienti investigativi vicine a logge deviate, di cui faceva parte anche Maurizio Abate, che non ha mai nascosto peraltro la sua appartenenza alla massoneria. Il 29 gennaio 2024 il GUP del Tribunale di Cosenza ha assolto con formula dubitativa dall'accusa di omicidio per la morte di Lisa Gabriele l'unico imputato, Maurizio Mirko Abate, condannato invece a 5 anni per cessione di droga. La procura aveva chiesto una condanna di 18 anni, 14 per l'omicidio di Lisa e 4 per spaccio di stupefacenti. Secondo i legali che lo difendono, Francesco Muscatello e Marco Facciolla, Abate è stato assolto in quanto a suo carico non ci sarebbero abbastanza indizi di colpevolezza. I legali si sono detti soddisfatti del risultato, mentre il commento degli avvocati di parte civile, Nunzia Paese e Gianluca Bilotta all'uscita dall'aula è stato: qualcuno ci dovrà dire chi ha ucciso Lisa. Riteniamo che non vi sia alcuna pista alternativa e che tutti gli indizi conducano ad Abate. Tuttavia, rispettiamo la sentenza del giudice e attendiamo di leggere le motivazioni. Vogliamo solo la verità. La pubblica accusa, rappresentata in aula dal PM Bruno Tridico, ha già fatto sapere che ricorrerà in appello contro la sentenza emessa con giudizio abbreviato. Il PM Tridico, durante il processo, in accordo con la parte civile, aveva chiesto e ottenuto una perizia sul cellulare di Lisa, un vecchio Nokia 8310. Purtroppo,
Purtroppo, anche i due esperti informatici di fama nazionale, nominati come consulenti, non sono riusciti ad accedere al contenuto del telefono, che avrebbe sicuramente potuto rivelare dettagli utili in merito ai contatti intercorsi tra Lisa e Maurizio, in particolare nei giorni precedenti alla tragica morte della ragazza. Resta dunque senza colpevole l'omicidio della giovane Lisa. Il fatto che l'omicidio della giovane Lisa Gabriele rimanga senza un colpevole rappresenta una dolorosa sconfitta per la giustizia e per coloro che hanno cercato di far luce su questo tragico evento. Nonostante gli sforzi degli inquirenti, delle parti civili e dei legali coinvolti nel processo, il verdetto che assolve l'unico imputato, Maurizio Mirko Abate, lascia molte domande senza risposta e una sensazione di ingiustizia diffusa. Questo esito giudiziario rende ancora più difficile per la famiglia di Lisa elaborare il dolore della perdita. Non solo devono continuare a vivere con il vuoto lasciato dall'assenza di Lisa, ma devono anche affrontare il fatto che il responsabile del suo omicidio non sarà mai ritenuto legalmente responsabile dei suoi atti. Questo esito non solo lascia la famiglia e gli amici di Lisa Gabriele senza giustizia per il male subito, ma alimenta anche una forte sensazione di impunità che può avere conseguenze negative sulla fiducia nel sistema giudiziario e nella percezione della sicurezza pubblica. È un amaro ricordo del fatto che, nonostante gli sforzi e le prove raccolte, talvolta la giustizia può sfuggire di mano. L'incapacità di trovare un colpevole rappresenta una ferita aperta nella nostra società perché evidenzia le lacune del nostro sistema giudiziario e le sfide incontrate nel perseguire la verità. Ad oggi l'omicidio di Lisa rimane irrisolto, senza un colpevole identificato, ma è fondamentale non perdere di vista la giustizia. Nonostante le sfide e gli ostacoli, bisogna rimanere determinati e non arrendersi di fronte alle ingiustizie. È necessario perseverare nella ricerca della verità, anche quando sembra impossibile da raggiungere. Non possiamo permettere che Lisa venga dimenticata. La sua vita è stata spezzata prematuramente per mano di un uomo che ha abusato del suo amore e ha sottratto alla giovane donna un futuro pieno di speranze e possibilità. Il suo ricordo deve essere custodito con amore e con rispetto. Lisa Gabriele aveva tutto il diritto di vivere una vita piena e felice, ma il suo destino è stato segnato da una tragedia ingiusta. Non dobbiamo dimenticare il suo nome né il suo volto, ma impegnarci e onorare la sua memoria e divulgare la sua storia in modo che il suo ricordo possa essere di ispirazione nella lotta contro ogni forma di abuso e discriminazione. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse, vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché nella sezione della community lascio sempre gli aggiornamenti sui casi che continuo a seguire, come ad esempio questo di Lisa, perché se ci sarà l'appello sicuramente metterò notizie nella community. E poi anche un luogo dove voglio ricordare con voi le vittime di queste tremende tragedie che non devono essere dimenticate. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!